Allora, buongiorno a tutti. L'obiettivo di oggi è continuare la nostra analisi di quelli che sono i KPI, Key Process Indicator, ovvero delle misure che ci permettono di andare a osservare alcuni aspetti di un processo nel contesto di un'attività di monitoraggio e controllo. Quindi l'obiettivo è, una volta fissati degli obiettivi, dei piani per l'esecuzione di un processo, osservare come evolve questo processo in modo da poter prendere delle decisioni e andare a intervenire sui parametri o sulle tipologie di questo processo. Abbiamo visto la volta scorsa, ieri, che è possibile andare a considerare un framework di indicatori di processo, che è costituito da quattro principali categorie. La categoria degli indicatori generali, che in realtà non sono indicatori specifici di un processo, piuttosto vanno a misurare quelle che sono le condizioni al contorno del processo, ad esempio il volume di input, le risorse a disposizione, e altre tre categorie che sono l'efficienza, a questo punto del processo, che sostanzialmente è uno degli aspetti principali, la qualità, sia dell'input che dell'output, principalmente dell'output, e delle misure di prestazione del servizio, ad esempio il tempo di risposta. Quello che vorrei fare con voi ora è andare a vedere alcuni esempi di indicatori di queste varie categorie e poi provare su un caso molto semplice a effettivamente individuare quelle che possono essere le misure che possiamo raccogliere. Iniziamo dall'insieme degli indicatori, diciamo della categoria generali. Ecco, qui c'è un esempio di una serie di indicatori che possiamo considerare per diversi tipi di processo. Quindi sulle colonne trovate i diversi tipi di processo, le prenotazioni alberghiere, la manutenzione di un ascensore, le vendite al supermercato, le vendite di libri via web, la concessione di licenze edilizie. Quindi questi sono una serie di processi abbastanza diversi tra di loro. Sulle righe invece trovate i principali tipi di indicatori della categoria generali, quindi i volumi di input e di output, le risorse umane e materiali, le scorte e eventualmente altre risorse. Quindi se andiamo a vedere ad esempio il processo di prenotazione alberghiera, vediamo che il volume di input potrebbe essere il numero di richieste di prenotazione. Potrebbe essere, se gestiamo tutte le richieste tramite lo stesso processo, se vogliamo misurare tutto assieme, un'altra misura potrebbe essere il numero di richieste, ad esempio, di cancellazione o di modifica di una prenotazione. Quindi in generale il volume di input potrebbe non essere un'unica misura, anche se abbiamo un unico tipo di input, potremmo avere più misure perché ad esempio gli input potrebbero essere classificati in diverse categorie e quindi a questo punto ci interessa non soltanto il totale, ma anche i volumi parziali per categoria. Questo è una cosa abbastanza comune. Se vedete a fianco l'esempio della manutenzione degli ascensori, qui andiamo a contare il numero di richieste e possiamo andare a distinguere tra il numero di richieste normali e quelle urgenti.
L'output, se andiamo a vedere l'output, sempre concentrandoci sull'esempio delle prenotazioni alberghiere, vediamo che l'output è il numero di prenotazioni di stanze prenotate. Vi faccio notare che qui stiamo parlando di prenotazioni soltanto, quindi non tutta la gestione delle stanze dall'inizio fino alla fine, ma soltanto fino al momento della prenotazione. Quindi non sappiamo neanche se quella prenotazione poi andrà a buon fine o se ci sarà magari uno show da parte del cliente. Risorse umane, beh, di nuovo è abbastanza banale in questo caso perché abbiamo le persone che lavorano al call center o comunque rispondono per le prenotazioni. Qui di nuovo possiamo andare a identificare diverse categorie, per esempio le persone part time piuttosto quelle che lavorano full time. Risorse materiali, se pensiamo a un call center, di nuovo possiamo avere magari i numeri, il numero di call center, se non ce n'è uno solo, immaginate una catena multinazionale, ovviamente non ne avrà uno solo di call center, ne avrà quantomeno uno per paese, oppure andando a una scala più piccola andare a vedere il numero di postazioni di lavoro, questa è un'altra possibile misura di risorse materiali. E qui dentro possiamo anche mettere tutto quanto materialmente, tutte le attrezzature che materialmente possono servire per supportare questo tipo di processo. So, il numero di linee telefoniche affittate o bisognerebbe entrare nel dettaglio del processo per capire esattamente di cosa si tratta. Qui come scorte possiamo andare a indicare le stanze. Ovviamente non sono scorte che vengono esaurite, ma sono scorte che poi vengono recuperate. Però ovviamente rappresentano un vincolo rispetto al mio processo. Quindi ciò che io, tra virgolette, vendo è una prenotazione su una stanza. Quindi una volta che ho esaurito tutte le stanze in termini di prenotazioni non posso più fare vendere nulla. Un altro esempio, non ve lo sto a commentare tutti, magari poi ve li potete guardare con calma, giusto per apprezzare le differenze, un altro esempio abbastanza diverso è la vendita tramite internet, in cui il volume input sono gli ordini, quindi non è che abbiamo tante categorie. Okay? Se fosse una vendita, di un sito di vendita generico, potremmo andare a identificare diverse categorie di prodotti. Libri, dischi, eccetera. Se pensiamo a un sito web che vende soltanto libri, probabilmente avremo un unico tipo di ordine. In termini di output, qui potremmo avere invece diverse categorie, perché possiamo andare a misurare l'output in termini di numero di libri venduti, valore dei libri venduti, volendo possiamo anche andare a vedere in termini di fatturato, quindi quanto abbiamo venduto questi libri, il numero di spedizioni che sono state fatte. Quindi in questo caso l'output può essere misurato in vari modi. Ovviamente di solito non ha senso andare a trovare tutte le possibili misure che riusciamo a immaginare. Di solito partiamo con un certo obiettivo, ad esempio vogliamo avere un certo fatturato piuttosto che vogliamo avere certi ricavi, e allora andremo, piuttosto che a contare il numero di libri, andremo a misurare il valore di questi libri oppure i prezzi a cui sono stati venduti. Quindi tutto discende dall'obiettivo che ci siamo posti in partenza. Personale, anche qui non ci sarà il personale al call center, ma ci sarà il personale che magari è responsabile per la preparazione degli imballaggi, per il prelievo dei libri dal magazzino, piuttosto che per la spedizione vera e propria.
Per quanto riguarda le risorse, qui abbiamo probabilmente i sistemi di CRM che sono utilizzati, eventuali call center se abbiamo anche le prenotazioni o comunque un centro di servizio, il sito web e i magazzini materiali in cui stoccare i libri che dobbiamo vendere. Anche qui di nuovo posso andare a contare il numero di edifici piuttosto che andare a contare i metri cubi, la superficie. Di nuovo dipende dall'esatto indicatore che andrò a scegliere da quali sono i miei obiettivi. La misura dell'inventario potrebbe essere il numero di libri. Proviamo a applicare questi indicatori a un caso di studio un po' più semplice, ma descritto un po' più nel dettaglio. Allora, il caso di studio che vi propongo è questo. È un sistema che permette di gestire la lista d'attesa in un ristorante. Lo leggo brevemente, poi vi metterò ovviamente a disposizione anche il testo completo. Quindi abbiamo un ristorante, immaginiamo un ristorante all'interno di un centro commerciale e vogliamo sviluppare un sistema che permette di gestire le liste d'attesa. L'idea è che quando arriva un cliente, il cameriere, saputo quante sono le persone, fornisce un tempo d'attesa stimato. A questo punto il cliente può decidere che è troppo lungo oppure fornisce il suo nome e il suo numero di cellulare e il sistema manda un sms di conferma per verificare che il cellulare sia effettivamente quello giusto e a questo punto il cliente può considerare prenotato il tavolo e può tranquillamente andare in giro a fare shopping o qualunque altra cosa voglia fare. Periodicamente il sistema invia degli sms che aggiornano quello che è il tempo residuo stimato di attesa. Quindi in 5 minuti uno si vede arrivare l'SMS dicendo mancano 20 minuti, mancano 5 minuti. A un certo punto, quando il tavolo effettivamente si libera, quindi il cameriere accompagna i clienti che lo occupavano fuori dal locale, segnala al sistema che il tavolo è libero e a questo punto il sistema invia un SMS al cliente chiedendogli di recarsi al ristorante non appena possibile. A questo punto, quando il cliente si presenta, ovviamente viene fatto accomodare direttamente al tavolo che aveva prenotato. Se il cliente non si presenta oltre un certo ritardo, il sistema ovviamente passa al prossimo cliente che può essere fatto accomodare in quel tavolo e lo chiama e così via. Quindi, il sistema è tutto sommato abbastanza semplice, ha un'interfaccia tutto sommato limitata perché è un'interfaccia del cameriere che essenzialmente inserisce i dati del cliente e poi c'è un'interazione col cliente in realtà solo in uscita perché vengono soltanto inviati degli SMS e nulla di più. Questo è il sistema che andiamo a considerare, quindi è il processo che andiamo a considerare, quindi soltanto il processo di gestione della lista di attesa. Tutto il resto, ad esempio il processo di gestione del cibo piuttosto che qualunque altra cosa, non è oggetto del nostro interesse, quindi noi ci focalizziamo su questo. Se
volete possiamo anche vedere la, il diagramma, l'activity diagram corrispondente. Quindi sostanzialmente qui non c'è il sistema indicato, ovviamente c'è il cliente che si presenta al ristorante, il cameriere comunica il tempo attesa stimato, il cliente può decidere di non aspettare oppure di aspettare, fornisce il numero di cellulare, a questo punto lui riceve informazioni sul tempo stimato, in realtà questa è un'attività che poi viene ripetuta, a un certo punto il cameriere segnalerà che il tavolo è stato liberato e quindi a questo punto il cliente riceverà la notifica, a questo punto potrebbe tornare oppure non tornare al ristorante, se torna in realtà, cioè, più che tornare al ristorante, ritorna al ristorante, quindi viene dato poi il tavolo. Questa è essenzialmente una rappresentazione un po' più formale del processo. Ovviamente non c'è la rappresentazione di cosa succede nel caso in cui il cliente non torni, perché viene fatto, ovviamente, viene gestito in un processo a parte, non riusciamo a rappresentare un unico diagramma, che va a gestire altri clienti. Quindi, andando a pensare in termini di elementi generali, come possiamo andare a caratterizzare il volume di input, di output, risorse umane, materiali, le scorte e le altre risorse. Allora, il volume di input sono sostanzialmente le persone che arrivano al ristorante. Richieste di tavoli, diciamo così. Tenete conto che però a fronte di una richiesta, che una persona che si presenta al ristorante fornisce il proprio cellulare, ci sono più persone che fanno parte della sua compagnia, quindi non ci sarà una persona sola, ci sarà una persona, potrebbe venire da sola al ristorante, potrebbe andare in coppia, potrebbe andare con altri amici, quindi il numero di persone normalmente è maggiore o uguale, che verranno dei clienti, è maggiore o uguale delle richieste. Quindi un'altra misura del volume di input potrebbe essere numero di coperti richiesti. Un conto se ho 10 persone che vengono da sole, un conto se ho 10 persone, ciascuna con altre 6 amici. È diverso anche poi il modo di gestirlo. Tra l'altro io qui potrei anche andare considerare non soltanto le richieste, poi sono state inserite nella lista d'attesa, ma anche le richieste andate a vuoto. Ad esempio, persone che arrivano chiedono il tempo di attesa e una volta saputolo decidono di andare da qualche altra parte. Quindi potrei avere questa classificazione. Fate attenzione che nel momento in cui decidete che sia importante conoscere non soltanto il numero di richieste effettivamente fatte, ma anche il numero di persone che si presentano, questa informazione la dovete in qualche modo misurare. Ricordate le caratteristiche SMART. La M sta per measurable, quindi in qualche modo io devo raccogliere questa informazione. Questo vuol dire che probabilmente nel modello concettuale avrete alcune informazioni aggiuntive, ad esempio il numero di persone che vengono,
oppure avrete per ogni persona un'informazione sul fatto che si sia solo presentata oppure effettivamente sia stata inserita in coda di attesa, in lista di attesa. Questa è una caratteristica generale. Okay? Ogni volta che voi pensate di definire un indicatore, dovete anche considerare il fatto che quell'indicatore deve essere misurato. Se pensate a un sistema informativo in senso lato, quindi non soltanto basato su computer, potreste pensare che il cameriere faccia una tacca su un foglio di carta ogni volta che arriva un cliente e questo se ne va una volta che ha saputo il tempo d'attesa. Ovviamente questa informazione poi non è facilmente elaborabile, quindi in generale pensiamo a delle misure che siano facilmente raccoglibili tramite il nostro sistema informativo. Volume di uscita potrebbe essere in questo caso i tavoli assegnati, oppure i coperti assegnati. Questo è, se volete, analogo all'esempio che abbiamo visto prima dei libri. Io posso andare a contare i libri singoli oppure posso andare a considerare le spedizioni che ho effettuato. In questo caso considero i tavoli che gli ho assegnato oppure il numero di persone. Quale dei due andrò a utilizzare dipende dai miei obiettivi. Se io voglio anche andare a valutare un aspetto di economico, è ovvio che il numero di tavoli non mi basta, ma mi interessa sapere il numero di coperti. E immaginate che io voglia andare a verificare che il costo di questo sistema informativo sia sufficiente da giustificare la sua utilità, quindi vorrei che sul 2 euro di coperto che ognuno paga, l'incidenza del costo di questo sistema informativo fosse molto limitato. Quindi, ad esempio, un sistema di questo tipo potrebbe essere giustificato se ho tantissimi coperti e tanti tavoli. Se ho pochissimi tavoli, probabilmente l'incidenza del costo rispetto al numero di coperti risulta poco conveniente. E questa sarà una delle misure che vedremo nella grossa categoria delle misure di efficienza. Risorse umane, qui sostanzialmente ho il numero di camerieri. Segno queste che sono i KPI con questo simbolo, così lo distinguiamo dagli altri che sono in realtà soltanto delle categorie. Risorse materiali, in questo caso non è che abbia particolari risorse materiali. I tavoli, che sono quelli che poi io assegno, in realtà vanno a finire nella categoria di scorte dell'inventario. Okay. I tavoli non sono un qualcosa che viene usato dal processo. I tavoli sono qualcosa che viene gestito dal processo, la cui assegnazione viene gestita dal processo. Quindi una risorsa è qualcosa che viene sfruttata dal processo. In questo caso il processo è proprio pensato in funzione dei tavoli. Okay? Quindi
numero di tavoli, ma posso anche avere ovviamente il numero di coperti complessivi. Queste ovviamente sono delle misure sommato con una granularità molto ampia, perché ad esempio potrebbe essere utile andare a capire quanti tavoli doppi, tripli, quadrupli, eccetera, ho a disposizione. Quindi queste sono due misure abbastanza di alto livello. Io poi posso andare a dettagliarle e ad aggregarle in base a quello che poi mi serve. Ecco, nelle risorse materiali io potrei andare a mettere, immaginate di avere un ristorante enorme con molti punti di accesso, nelle risorse materiali potrebbero esserci i terminali, tutti i terminali utilizzati dai camerieri. Oppure, se i camerieri hanno dispositivi mobili, potrei mettere questi. Quindi mi interessa sapere quanti terminali sono a disposizione. È ovvio che se io ho il mio sistema messo nell'angolo su un PC, questo sì, è una risorsa materiale, ma è difficile da quantificare, è una. Un altro aspetto importante da considerare mentre andiamo a prendere queste misure e come andiamo a misurare e come andiamo ad aggregare le varie misure. Allora, il numero di camerieri può essere il numero di camerieri totali o il numero di camerieri che c'è per ogni turno. Capite chiaramente che sono due misure abbastanza diverse. Quindi normalmente io quando prendo queste misure, sia queste qua generali che poi le altre che andremo a vedere in termini di efficienza, qualità e qualità del servizio, queste misure possono essere aggregate o se volete segmentate secondo diversi criteri. Ad esempio, il numero di richieste di tavoli. A me interessa andare a vedere il numero di richieste totali che ho avuto dall'inizio del funzionamento di questo sistema, o mi interessa andare a vedere quelle dell'ultima settimana, dell'ultimo mese, dell'ultimo bimestre? Normalmente quello che mi interessa non è tutta la storia, quindi non un conteggio brutale di quante richieste ho avuto dall'inizio della storia, ma mi interessa andare a vedere le richieste in un certo periodo, magari confrontarle anche con quelle di un altro periodo. Quindi è fondamentale di solito, oltre ad andare a identificare quali sono gli indicatori, andare a capire quali sono le dimensioni secondo cui io voglio andare a aggregare o, se vogliamo, segmentare queste misure. Quindi si chiamano dimensioni questi attributi delle entità secondo cui io faccio dei raggruppamenti. Quindi l'entità che io misuro in input è la richiesta. Un suo parametro è ad esempio il numero di tavoli. Un altro parametro è il conteggio brutale di quante sono le richieste. Un altro tipo di parametro è la data. Data e l'ora in cui viene fatta quella richiesta. La data, diciamo l'aspetto tempo, è di solito una delle dimensioni principali secondo cui viene fatta
una segmentazione o aggregazione dei dati. Quindi la dimensione tempo è una dimensione di solito si usa moltissimo per fare queste aggregazioni dei dati. Quindi la finestra temporale è un modo comune di fare aggregazione di dati. Quindi per ora, per giorno, settimana, mese. Quindi l'ampiezza di questa finestra temporale è un modo per andare a capire o analizzare i miei dati con diversa granularità. Un altro aspetto non è soltanto l'ampiezza della mia finestra, ma ad esempio il fatto che io vado a considerare il fine settimana rispetto ai giorni feriali, oppure un particolare giorno della settimana. Quindi non c'è più l'ampiezza, perché l'ampiezza magari è il giorno, cioè l'ampiezza c'è nel senso che è il giorno, ma non c'è soltanto quella, c'è anche il particolare giorno della settimana. Per cui su un ristorante potrebbe aver senso, ad esempio, andare a separare gli indicatori relativi ai giorni, diciamo, feriali durante la settimana rispetto a quelli festivi. Mi aspetterei, non ho mai gestito un ristorante, ma a intuito mi aspetterei di vedere, di osservare dei valori diversi. Quindi in generale non posso confrontare il lunedì con il sabato. È ragionevole tenerli separati, altrimenti creo confusione. Un'altra dimensione che spesso viene utilizzata è la struttura gerarchica della mia organizzazione. Per cui se ho molte unità, lo stesso indicatore può essere preso globalmente per la mia organizzazione, per unità, per sottunità. Questo avviene spesso su base geografica, oppure se ho varie unità della mia organizzazione. Tornando al nostro esempio del ristorante, se invece di avere un unico ristorante o una catena di ristoranti, a questo punto è ragionevole aggregare queste informazioni per singolo ristorante. Per singolo ristorante o per area geografica. Ovviamente qui dipende molto dal contesto in cui mi trovo, non c'è una linea generale, quindi struttura organizzativa oppure area geografica. Un altro tipo di segmentazione che viene utilizzata molto spesso è quella per prodotto o per tipo di prodotto. Nel nostro caso, nel caso che stiamo analizzando adesso, cioè il ristorante, è difficile andare a identificare il tipo di prodotto. Però se il ristorante, non lo so, è un sushi bar, potrei andare a distinguere quelli che si siedono al tavolo rispetto a quelli che si siedono al bar. E quindi avere una segmentazione di questo tipo. Tipo di clienti, anche qui dipende molto dallo specifico processo che sto considerando. Nel caso del ristorante potrei avere alcuni clienti VIP, affezionati, per cui riservo magari dei trattamenti di favore e quindi posso andare a separare il cliente normale dal cliente VIP. Posso anche andare ad aggregare gli indicatori in base a una particolare attività nel processo. Adesso sull'input non ha molto senso, ma se andiamo a parlare di efficienza, ad esempio, l'efficienza potrebbe non essere misurata su tutto il processo, ma essere misurata su una particolare fase di attività del mio processo. Oppure posso andare a identificare
questi indicatori non complessivamente, ma su base di progetto. Quindi ho una procedura che viene seguita da più progetti e posso andare a dividere un progetto da un altro. La prossima categoria di indicatori è quella dell'efficienza. Se pensiamo all'idea da cui siamo partiti, quella del controllo, l'efficienza è probabilmente uno degli aspetti più importanti. E io vorrei avere la massima efficienza del mio processo, sfruttare al meglio le risorse e produrre il maggior output possibile. Normalmente quando parlo di efficienza ho tre grosse sottocategorie, che sono quelle del costo unitario, in cui vado a prendere i costi totali che attribuisco al mio processo per divisi per il volume di input o di output. Quindi nel nostro caso specifico posso andare a prendere i costi di questo sistema informativo costo d'acquisto oppure il costo l'ammortamento del costo di acquisto più eventuali costi di energia elettrica più l'affitto dei terminali più, tutti i costi che concorrono al costo totale del mio sistema informativo e della gestione del mio sistema informativo per unità di input, unità di output. Qui ad esempio per unità di input posso andare a vedere il costo totale per tavolo prenotato. Se è l'input, oppure per tavolo effettivamente occupato, se è l'output, oppure il costo totale per coperto prenotato, oppure per coperto effettivamente pagato, occupato. Qui, input, costo per tavolo prenotato, o costo per coperto prenotato. Costo per tavolo occupato e costo per coperto occupato. Ecco, quello che vi accennavo prima è io potrei voler fissare come obiettivo un certo costo per coperto occupato. Magari l'input non mi interessa veramente poco, io vorrei capire rispetto a quelli che arrivano al ristorante poi pagano, quindi pagheranno una parte fissa che è il coperto, quanto di quel coperto io effettivamente non ho in tasco ma lo spendo per sostenere il mio processo. Potrei anche andare a calcolare il costo per unità di informazione. Questo ha significato se io ho ovviamente grosse quantità di informazioni memorizzate. In questo caso le informazioni sono sostanzialmente ridicole. Però se io ho bisogno di grosse quantità di memoria per poter utilizzare per poter far funzionare il mio processo, il sistema informativo che lo realizza,
potrei andare effettivamente a calcolare quanto mi costa per megabyte, gigabyte, eccetera. Vi faccio un esempio. Tutte le lezioni video registrate al Politecnico, adesso a parte quelle che video registriamo noi in maniera tutto sommato artigianale, ci sono i corsi del primo anno, ad esempio, che sono registrati in maniera istituzionale e sono memorizzati sul sito della didattica e quindi sono accessibili agli studenti. Ecco, se io volessi mantenere tutte le lezioni degli ultimi 10-20 anni, quanto mi costa? Quindi il servizio di supporto delle video lezioni. Lì ho una certa quantità di memoria occupata e ho un costo del servizio. Quanto mi costa a gigabyte questo servizio? Nel caso dell'esempio che stiamo considerando, ovviamente la quantità di informazione è ridicola e quindi questo tipo di calcolo non ha molto senso. Quindi, costo per unità di input o di output è una misura che mi dà la bontà del mio servizio, cioè quanto mi costa. In questo caso l'aspetto che probabilmente è più interessante è quello del costo per coperto occupato, magari anche quello per tavolo, non so, dipende da come poi è gestito il servizio. Un altro aspetto che riguarda l'efficienza è la produttività. La produttività che di nuovo può essere calcolata sostanzialmente per le risorse, per le unità che ho a scorta oppure per il tempo. La produttività normalmente la misuro come il volume potenzialmente in output diviso le risorse che ho a disposizione. Cioè quanto output riesce a produrre ogni risorsa, unità di risorsa. Questa è l'idea fondamentale della produttività. Le risorse in questo caso, di nuovo, possono essere sia quelle umane che quelle materiali. Per cui sulle risorse umane posso andare a calcolare visto che ho due misure del volume di output, tavoli e coperti, posso andare a calcolare il numero di tavoli prenotati per cameriere oppure il numero di coperti prenotati per cameriere. Prenotati, occupati in realtà. Entrambi questi sono due indicatori che possono essere utili. Per le risorse non umane, di nuovo, in questo caso non abbiamo indicate, ma se immaginassimo di avere vari terminali per i camerieri, potremmo andare a vedere il numero di coperti per cameriere, o scusate, non per cameriere, ma per terminale. Immaginate che nello slancio di creare questo nuovo sistema informativo regalo un iPhone a tutti i camerieri in modo che possano prendere le prenotazioni, poi mi accorgo che in realtà il numero di coperti per terminale è 2 o 3. A questo punto probabilmente questo numero di terminali non è più giustificato. Tenete presente che quando vado a valutare tutti questi indicatori, io devo avere un obiettivo o un termine di riferimento.
altrimenti vado a raccogliere dei numeri senza sapere che cosa faccio. E questo vale per le misure di efficienza, ma magari anche per le misure precedenti, perché il volume di input di per sé può essere significativo o meno, ma devo avere un certo parametro di riferimento, come pure quello di output, o la loro differenza. Ad esempio posso andare a confrontarli con cosa succedeva prima della messa in opera di questo sistema informativo. Per quanto riguarda l'utilizzo della produttività dell'inventario, posso andare a vedere il numero di coperti per tavolo o il numero di tavoli effettivamente, di volte che i tavoli sono stati effettivamente occupati per tavolo. Anche se in questo caso non è che abbia molto senso come misura. Per quanto riguarda invece l'altro aspetto, quindi abbiamo la produttività unitaria e l'utilizzo. L'utilizzo delle risorse, degli elementi di scorta, del tempo oppure delle informazioni. Risorse utilizzate diviso risorse disponibili. Questa è la definizione di utilizzo. Rispetto al numero totale di camerieri, quanti camerieri vengono utilizzati per turno, ad esempio. Ovviamente le risorse sono sia umane che materiali. Quanti terminali sono in uso rispetto a tutti quelli che ho a disposizione. E ovviamente una misura di questo tipo ha senso soltanto se presa su un particolare ben definito intervallo temporale. Perché ovviamente l'uso di una risorsa può esserci in un certo istante e non in un altro, quindi non ha senso andare a fare un'osservazione generale, ma ha senso andare a verificarlo su un particolare intervallo temporale. Utilizzo delle scorte, ecco qui quanto sono occupati i tavoli, quanti tavoli ho occupati su un certo intervallo di tempo. Ovviamente posso calcolare una stima andando a vedere il numero di tavoli che sono effettivamente occupati su una certa fascia per il totale di tavoli disponibili a scorta, quindi nel mio ristorante. Però questa ovviamente è una stima perché dipende molto anche dalle dimensioni dei tavoli, quindi magari i tavoli piccoli sono più occupati, quelli più grandi di meno. Quindi posso fare una stima
oppure posso effettivamente andare a osservare nel mio database quali tavoli sono occupati, cioè per ogni singolo tavolo quanto è occupato, quanto tempo viene occupato su un certo intervallo. Utilizzo del tempo. Ecco, l'utilizzo del tempo è un po' più delicato perché riguarda ad esempio il tempo di lavoro di una risorsa. Nel nostro caso specifico è un po' difficile da misurare. Potrei andare a vedere quanto viene utilizzato il tempo, ad esempio, del turno di lavoro di un cameriere. Vuol dire che dovrei sapere, secondo per secondo, minuto per minuto, se il cameriere in quel periodo di tempo sta lavorando oppure no. Ovviamente misure di questo tipo sono un po' difficili da fare, mentre invece sono generalmente più facili da raccogliere se parlo di utilizzo del tempo per risorse materiali. Quindi immaginate il mio sistema informativo, io voglio sapere su un certo periodo di tempo per quanto è stato attivo e utilizzato. Questo può essere fatto su tutto il mio sistema informativo, su un singolo terminale o con gradi di aggregazione diversi. E tutto ciò per quanto riguarda gli indicatori di efficienza, che è la prima grossa macro area di indicatori. Il secondo gruppo successivo di indicatori è quello che riguarda invece, scusate, la qualità. Quando parlo di qualità di solito faccio riferimento a tre aspetti diversi. La conformità rispetto a un qualche riferimento, l'affidabilità, ovvero la probabilità che il mio sistema, processo, si comporti come mi attendo, quindi che il servizio venga erogato come mi attendo, o che il prodotto che viene generato dal processo si comporti come mi attendo per un certo periodo di tempo. E infine la soddisfazione dei clienti. Per quanto riguarda la conformità, io posso andare a misurarla non soltanto sull'output, ma anche sull'input e a livello interno. Allora, conformità rispetto a che cosa? Conformità di solito si misura rispetto a degli standard industriali, di legge, oppure rispetto a qualche vincolo contrattuale. L'esempio classico per delle compagnie telefoniche è andare a dire che tutte le richieste di intervento, di problemi, devono essere servite o comunque devono ricevere una risposta
entro un certo periodo di tempo, quantomeno nel 95% dei casi, 99% dei casi. Oppure il 95% dei treni deve avere un ritardo massimo di 5 minuti. Questo in termini di qualità del servizio. E questa è una misura ovviamente dell'output. Ovviamente poi questa misura di conformità dell'output sarà in qualche modo legata alla soddisfazione dei clienti. Okay? Non del tutto, ma di solito avere ciò che ci si aspetta porta a una maggior soddisfazione. La conformità io però la posso misurare anche sull'input. Immaginate nel caso del nostro esempio specifico, l'output vuol dire che io effettivamente riesco a dare il tavolo alla persona entro il tempo che io ho aspettato all'inizio, salvo ovviamente qualche margine d'errore, 5 minuti. In questo caso io ho la conformità di output, quindi potrei dire numero di tavoli consegnati entro tempo stimato più o meno 5 minuti. Ovviamente, visto che l'output può essere misurato in due modi, posso anche andare a calcolare il numero di tavoli, di coperti consegnati entro il tempo stimato più o meno 5 minuti. Quindi io posso andare a focalizzarmi su uno di questi aspetti. Tenete conto che una volta che io ho scelto un indicatore, cercare di ottimizzare il mio processo secondo quell'indicatore può cambiare molto quello che io faccio. Perché se io ottimizzo per il numero di tavoli, vuol dire che tratto tutti i clienti allo stesso modo, sia che siano da soli, sia che siano con una compagnia di 20 persone. Se io voglio ottimizzare per il numero di coperti consegnati entro il tempo, è ovvio che la precedenza viene data alle compagnie numerose. E immaginate il cameriere che viene, magari a cui viene dato un premio in base alla conformità di output, quindi alla qualità del servizio, in base a come gli viene misurato la qualità del servizio, dell'output, lui si comporterà in un modo oppure nell'altro. Quindi in generale tutti i sistemi tendono ad adattarsi alle misure che vengono utilizzate per valutarli. Se io vi dico che valuterò l'esame in base al numero di pagine che scrivete, ovviamente voi iniziate a scrivere largo e mi occupate 20-30 pagine. Se vi dico che lo valuto in maniera inversa, iniziate a scrivere piccolissimo
è ovvio. Quindi le misure, adesso l'osservazione ve l'ho fatto sulla qualità, ma in termini di efficienza, di nuovo, è analogo il discorso. La scelta delle misure influenza poi il comportamento del processo. Per questo motivo di solito è bene non utilizzare un'unica misura per andare a ottimizzare il mio processo, ma utilizzarne di più, in modo da... È ovvio che se io le utilizzo entrambe, otterrò un buon compromesso. Se ne utilizzo solo una, andrò a penalizzare un certo tipo di servizio. Sull'input, ecco, la conformità dell'input, io voglio ottenere un'alta qualità dell'output, ma ovviamente la qualità dell'input può andare a determinarmi pesantemente quello che è l'output. Quindi quando valuto l'output dovrò fare, tra virgolette, la tara rispetto alla qualità dell'input. Nel nostro caso specifico la qualità dell'input potrebbe essere, ad esempio, la percentuale di persone che in realtà vengono, chiedono il tempo e poi non, alla fin fine non si fermano. La conformità interna invece riguarda la conformità rispetto a un qualche riferimento, non dell'ingresso, non dell'uscita, ma in un punto intermedio. Per cui nel caso specifico, torno un attimo a farvi vedere il diagramma di processo, ecco, il fatto che il cliente non torni, questo è un punto interno. Quindi la conformità interna, un esempio di misura di conformità interna potrebbe essere frazione di, lasciatemi dire, tavoli che tornano quando vengono richiamati. Ok, in realtà la frazione di clienti che hanno prenotato un tavolo che ritorna quando e idem per i coperti. Quindi io posso andare a misurare la conformità rispetto ad alcuni riferimenti, non soltanto all'uscita, ma anche in punti precedenti. Ecco, affidabilità e soddisfazione del cliente nel caso specifico sono un po' più difficili da valutare. E io qui ho un servizio tutto sommato abbastanza semplice, quindi posso andare a misurare ad esempio ogni quanto il tempo stimato supera un certo errore. Questo potrebbe essere considerato come un difetto. Quindi molto in sintesi, per quanto riguarda i KPI di qualità, oltre alla conformità, che potrebbe essere rispetto al riferimento, agli standard, ai vincoli di legge, ai vincoli contrattuali, normalmente quando parlo di affidabilità parlo della probabilità che su un certo intervallo temporale il mio sistema soddisfi le mie richieste. Cioè sia nel caso del processo che stiamo considerando, che il processo sia in grado di inserire nella coda e di assegnare un tavolo a chi lo richiede. Posso avere una mancata soddisfazione delle funzionalità se ad esempio
una qualche prenotazione viene persa, oppure l'SMS che viene inviato viene perso. Misure classiche di affidabilità sono il mean time to failure, cioè quanto tempo intercorre da quando attivo il mio sistema a quando ho il primo errore, il primo fallimento, oppure il mean time between failure, cioè quanto tempo intercorre tra un fallimento e l'altro. Cioè, ogni quanto succede che, ad esempio, venga perso l'SMS di richiamo del cliente. A volte si parla anche di mean time to repair, nel caso in cui io ho dato un sistema abbia dei tempi specifici per andare a riparare un particolare guasto. In questo caso specifico, se io perdo un SMS non ho nulla da riparare, probabilmente non me ne accorgo e al limite c'è il sistema che non funziona, cioè lo riavvio, ovviamente si tratta di tempi trascurabili. In altri casi posso avere dei tempi di riparazione molto lunghi, a questo punto sono significativi. Infine, un altro aspetto della qualità è la soddisfazione dei clienti. La soddisfazione è qualcosa di difficile definizione, per cui molto spesso quello che si fa è di andare a misurare la soddisfazione tramite, ad esempio, questionari o domande fatte ai clienti su delle scale normalmente ordinali. Il servizio di gestione della lista d'attesa del ristorante X mi ha soddisfatto. Sono d'accordo con questa affermazione? Per nulla, poco, abbastanza, significativamente molto. E questa è una misura del grado di soddisfazione dei clienti. Tenete conto che, come vi dicevo prima, ogni volta che voi pensate a un indicatore dovete anche pensare al fatto che questo indicatore deve essere misurato e raccolto. Quindi se pensate che ci sia un indicatore che rimisura la soddisfazione del cliente, dovete pensare in qualche modo di introdurlo nel vostro sistema informativo in qualche altro modo. Per cui, ad esempio, ma lo butto come ipotesi, cioè nella descrizione del nostro processo non c'era nulla di questo tipo, si potrebbe pensare che il sistema il giorno dopo la prenotazione invii un SMS chiedendo di valutare su una scala da 1 a 5 la qualità del servizio. A questo punto il cliente risponde con un SMS e io raccolgo queste informazioni relativamente alla qualità del servizio. Oppure devo avere in qualche modo sito web per fare il questionario, una raccolta di questionari cartacei, di suggerimenti cartacei, ad esempio, qualunque altro sistema che sia in grado di inserire nel mio sistema informativo queste informazioni. Ultima categoria di KPI, dopo quelli di qualità, sono i KPI che vengono detti di servizio, che in realtà cercano di misurare un po' la prestazione complessiva del mio processo. Allora, due misure abbastanza... Allora, queste sono misure abbastanza standard, perché la prestazione di un servizio è un qualcosa di abbastanza di alto livello. Due misure standard sono il response time e il lead time. Il response time è il tempo per ottenere il servizio, il prodotto, dal punto di vista del cliente. Il lead time è lo stesso tempo, ma visto dal punto di vista del processo, di chi esegue il processo. Quindi, se immaginiamo la prenotazione alberghiera, il response time
parte dal momento in cui il cliente fa la telefonata fino a quando l'operatore del call center gli conferma la prenotazione. Il lead time invece parte dal momento in cui l'operatore solleva la cornetta e risponde fino al momento in cui conferma la prenotazione al cliente. Quindi c'è sostanzialmente la differenza tra i due è la coda di attesa. Altre due misure classiche sono l'on time ratio e il perfect orders ratio, che possono essere applicati in diversi casi. Quindi l'on time ratio è la percentuale di servizi, ordini, quello che volete, evasi entro il tempo previsto. Se volete, è anche questa una misura di conformità. Il perfect order ratio è il numero di ordini o di servizi rilasciati entro il tempo e senza reclami, quindi perfettamente conformi a quello che è stato richiesto. La flessibilità verso i clienti è la capacità del mio processo di gestire input non conformi. Quale percentuale di input non conformi il mio sistema è in grado di gestire? Nel nostro caso specifico, sinceramente non saprei esattamente cosa dire, potrebbe essere... io nel mio ristorante ho tavoli al massimo 10 persone, mi arriva il cliente con una compagnia di 15 persone. Questo potrebbe essere un input non conforme. Riesco a gestire un ordine di questo tipo, ad esempio mettendo assieme due tavoli? Ecco, questo va al numeratore, se riesco a gestirlo va al numeratore della flessibilità verso il cliente. Chiudiamo velocissimamente, riepilogando brevemente la procedura che si segue per andare a definire dei KPI. Allora, io parto dal processo che voglio andare a monitorare e ho normalmente un'idea del processo di riferimento, ad esempio preso in letteratura. Vado a definire i KPI che mi interessano e sostanzialmente i KPI li definisco in base agli obiettivi che ho per questo processo, poi vado a descrivere nel dettaglio i KPI, quel profile del KPI è una descrizione dettagliata, vado ad analizzare la robustezza del KPI ed eventualmente la sua relazione con il critical success factor di cui non abbiamo ancora parlato, identifico le dimensioni secondo cui voglio poter fare delle aggregazioni e infine terminato la fase di definizione, devo andare a realizzarlo in termini di sistema informativo. Quindi vado a scrivere i requisiti e poi a fare la progettazione del supporto, della raccolta e della visualizzazione di quei KPI per il mio sistema informativo. Quindi, ovviamente, arrivato qua è tutto sulla carta, dopo devo realizzarlo.
direi che siamo oltre al tempo limite, quindi chiudiamo qua la lezione di oggi.